Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards si è concentrata sul mondo legale ed impresa, con un particolare focus sul settore HR. Boutique di eccellenza dell'anno, consulenza, diritto del lavoro. Il premio è assegnato allo studio legale Prisco e Partners. Per la competenza e la qualificata specializzazione in tutte le aree del labor, in particolare per la costante e meticolosa attenzione nei confronti dell'assistito sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, ne fanno dello studio una boutique di prestigio in materia del diritto del lavoro. Grazie, complimenti. Siamo in compagnia dell'avvocato Lucio Prisco, fondatore dello studio Prisco & Partners. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ecco, quando e perché ha deciso che la sua attività professionale sarebbe stata orientata principalmente nell'ambito del diritto del lavoro? Ma posso dire che c'è stato dall'inizio, da quando ricordo che ero veramente piccolo, la decisione di fare l'avvocato. E in questo penso di essere fortunato, nel senso che molte persone hanno la difficoltà di scegliere quello che faranno da grandi e anche una volta diventati grandi magari, diciamo, il percorso è abbastanza periglioso. Per quanto mi riguarda, in realtà la scelta di fare l'avvocato è stata veramente immediata e diretta. E per quanto riguarda poi occuparsi di diritto del lavoro, è stata una sorta di folgorazione proprio all'inizio della pratica. Da neolaureato, da giovane praticante, ho iniziato a lavorare in uno studio associato che si occupava prevalentemente di diritto del lavoro, lato società e anche privati. E lì devo dire che ho scoperto una materia che mi ha colpito da subito, una materia dove ci sono una serie di principi che sono abbastanza diversi da quelli che si riscontrano in un processo, ad esempio, civile ordinario. Quindi la concentrazione, l'oralità, l'immediatezza del rito del lavoro, che lo rende molto più prossimo a quello che è il rito penale rispetto al rito civile. Quindi si scrive poco, si parla molto. C'è un contatto diretto con le persone, con i propri assistiti, riguarda dei diritti veramente importanti della persona e anche attività come ad esempio l'iniziativa economica privata, come diritti costituzionalmente garantiti. Quindi diciamo è una materia che davvero spazia a 360 gradi e consente di trattare questioni che non hanno solo natura economica, ma tutelano davvero dei beni di rilievo costituzionale. Ecco. Ecco, qual è la caratteristica distintiva del suo studio? Quello che posso dire è che io sono partito da quello che non volevo che fosse il mio studio. Non volevo che il mio studio rappresentasse un po' lo stereotipo dell'avvocato del vecchio tipo, in qualche modo, no? Mi si passi il termine, cioè di quell'avvocato che è seduto distante dietro una scrivania con tanti libri e che crea un distacco sin da subito nei confronti del proprio assistito, che svolge la professione in un modo che non è più attuale, cioè che non copre quelli che sono i bisogni delle aziende e comunque dei privati. Quindi un bisogno di specializzazione, un bisogno di celerità nelle risposte, un dinamismo e anche seguire tutti quelli che sono gli aggiornamenti, sia di carattere normativo che di carattere interpretativo, perché la nostra materia è una materia dove l'interpretazione ha un valore sempre più importante. E quindi sotto questo punto di vista io ho deciso dall'inizio di dare un taglio diverso, un taglio dinamico e giovane, anche diciamo creando un team di lavoro del quale sono molto contento, molto soddisfatto, che mi supporta e con me diciamo partecipa a tutte le attività di supporto alle aziende, a tutti i clienti, quindi ragazzi giovani, brillanti, che si sono formati tendenzialmente partendo dalla pratica presso il mio studio, quindi poi diventando giovani professionisti, quindi uno studio dove veramente è importante da un lato proprio questo dinamismo e dall'altro il rapporto col cliente, che deve essere un rapporto non di distanza come si faceva un tempo, ma di presenza, di vicinanza. Ecco. Ecco, se dovessi dare un consiglio a una società su come e quando farsi assistere da uno studio legale, quale sarebbe?
Ecco, su questa domanda credo che la risposta più facile sia una sorta di slogan, però rende l'idea a mio avviso, cioè prevenire è meglio che curare. Che cosa vuol dire? Solitamente, come dicevo poco fa, un tempo ci si rivolgeva all'avvocato per un problema, quindi diciamo che fosse una società o un privato, ci si recava dall'avvocato perché risolvesse o tentasse di risolvere una problematica che si era già verificata. Viceversa, quello che è il suggerimento, che secondo me è l'intuizione giusta delle aziende, e molte aziende oggi ce l'hanno, anche di aziende di media dimensione o di piccola dimensione, quindi non solo le grandi che evidentemente sono più avvezze a questo discorso, è di consentire al professionista di entrare in una fase preventiva, quindi di evitare, se possibile, il contenzioso o laddove si verifichi il contenzioso, di essere in grado comunque di gestirlo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire consentire al professionista un lavoro anche costruttivo, un lavoro positivo, cioè non necessariamente patologico, cioè quando si è già presentata una causa, c'è già una problematica in corso, magari con degli errori fatti a monte. Vuol dire consentire all'avvocato di fare una fotografia di quella che è l'azienda, è quello che io cerco di fare, il mio team cerca di fare, ed è una fotografia che viene fatta con le persone, quindi all'interno dell'azienda. Capire l'azienda che cosa fa, dove si trova, quali sono le persone che ci lavorano, le professionalità, le problematiche relative alle contrattualistiche, alle regolamentazioni e quant'altro, fare un'analisi dalla quale si possono verificare eventuali criticità e da lì si può suggerire all'imprenditore di sistemare, diciamo, determinate cose, di implementarne di altre e anche cercare di coprire quegli angoli, che cosa che fa parte del nostro lavoro, quindi di evitare problematiche o laddove si presentino queste problematiche, di riuscire a gestire nel migliore dei modi. Quindi io penso, ecco, che l'avvocato 2.0, se così si può dire, deve essere un professionista davvero giovane, specializzato, ma giovane non in senso di età, ma in senso di dinamica lavorativa. Deve essere un professionista che è disponibile a gestire le cose ora per ora, perché la dinamica di questo momento storico è questa. Questo è il mio obiettivo.